Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui nell'Apple Store di Piazza Liberty, quello vicino al Duomo di Milano, proprio per fare un video che mi avete richiesto in veramente tantissimi. In poche parole, come ben sapete, io ho comprato l'iPhone 11 rosso e la durata della batteria all'inizio era veramente fenomenale, infatti riusciva a farmi giorni interi, mentre adesso è, diciamo, scesa fino al 96% di autonomia residua, quella in poche parole che si trova nelle impostazioni. E infatti oggi quello che ho voluto fare è andare sotto, appunto dentro l'Apple Store, a chiedere a un genius il motivo per il quale accade proprio questo e sotto che percentuale ci sarebbe stato il cambio della batteria gratuito, perché come sapete l'ho preso dall'Apple Store online. Quindi ragazzi, adesso passiamo al video all'interno, che ovviamente io ho già registrato, quindi so già com'è andata. Ciao, una domanda. Io ho comprato l'iPhone 11 appena il giorno dell'anno, ma se vado una sotto batteria già al 96% è normale o... Allora, in realtà anche il mio è la stessa percentuale precisa identica, Tutte queste applicazioni ti lavorano anche quando tu non le chiedi. Ok, quindi carichi l'iPhone il doppio rispetto a quanto lo ricarica gli altri. Ok, quindi... attivo queste usando la batteria prima del registro. In realtà anche io sono 96, ma io lo uso veramente tanto, una media di, se guardo tempo di utilizzo, 8 ore al giorno. No, sì, anche io lo uso anche per lavorare. Quindi ti dico, se quello utilizzo comunque è normale che uso davvero 4200, quanti mesi sono? Sì. Mesi. Con conta che tu dovresti arrivare all'80% dopo 500 ricariche. Ok, ok, quindi stai, fai un paio di calcoli se devi. Ok. Ma se in caso sotto una certa percentuale, no? Cioè, mi è cambiato la parte. Dovresti raggiungere l'80% prima della carenza di 2 anni. Ok. Perché quello vuol dire che ha avuto un consumo eccessivo. Ok. Ok, e dopo in caso vengo fino al costone. E poi facciamo il cambio della partenza. Ok, va bene. Ok, grazie mille. Allora ragazzi, come avete visto non ci ha spiegato un granché, però in ogni caso per il momento ci teniamo questo. Io spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio Francesco Bona che mi sta riprendendo in questo momento, trovate il suo Instagram in descrizione e seguite anche nowgeek.it che è il nostro blog. Ragazzi, ci vediamo ovviamente ad un prossimo video, bella!